Domani portiamo in Consiglio regionale una risoluzione dove ormai da mesi si sta lavorando sul trasporto TEN-T, quella fase AT che abbraccia dalla parte della Spagna fino ai Balcani e raggiunge l'Italia, dove sul sistema ferroviario purtroppo si interrompe nella città di Ancona e poi riprende nella zona di Foggia per collegarsi con Napoli. Manca questa linea ferroviaria importante dove si potrebbe fare delle attività ferroviarie molto importanti. Il Presidente D'Alfonso, insieme a me, che ha incontrato alcuni mesi fa la Corina Cresu, una commissario della struttura di Juncker, insieme a Jakovic, stiamo lavorando sul draft report, quindi di modificare sostanzialmente alcuni passaggi, quindi di inserire la regione Abruzzo sia sull'autostrada del mare, perché comprende anche i vettori aerei, marittimi e ferroviari naturalmente, cui si cerca un collegamento con la Spagna facendolo passare per l'Abruzzo, da Pescara poi ripartire anche con un sistema di navi da crociera e di trasporto merci. Quello che dicevo prima, che nella struttura europea ci si sta impegnando molto, nel draft si fa questa modifica, questa variazione, cui noi riteniamo che venga accettata da parte del Parlamento europeo, dove andrà in discussione fra poco. È un tema importante, un problema annoso, ma che si sta cercando di risolvere nei migliori modi. Naturalmente poi su questo bisogna gargiarci anche le questioni finanziarie. Coperture che la Regione Abruzzo deve fare la sua parte, lo farà lo Stato centrale, ma anche la Commissione europea.